Ciao a tutte ragazze, qui è CrazyLumerz92 che vi parla e benvenuti in questo nuovissimo video. Nuovo video sul nostro canale, come vedete a titolo, questo sarà il video dei miei regali di compleanno. Perché oggi è 13 aprile, appunto è il mio compleanno, quindi ho ricevuto per ora dei regali. Questa sarà appunto, come vedete, la parte 1, perché non so se riceverò altro. Comunque riceverò anche dei regali da dei miei amici quando farò la festa. E ho preferito dividere il video in due parti perché qui faccio vedere alcune cose che mi hanno fatto i miei genitori. Quindi iniziamo subito perché questo sarà un video lungo, penso. Comunque volevo farvi vedere prima delle cose che mi ero comprata per me, perché siccome non avendo un'idea precisa di cosa volevo per il compleanno, siamo andate da Tiger con mia mamma e abbiamo preso appunto delle cose per il mio compleanno. Però io avevo anche dei soldi miei e mi servivano delle cose da Tiger, quindi in più, e diciamo che le ho prese con i miei soldi. E ho preso questo che è un deco tape, decorative tape, insomma come c'è scritto qua, ed è però nel meccanismo del bianchetto. Allora, la confezione è un po' così perché l'ho aperto ma l'ho richiusa per fare il video. Comunque funziona, lo apro, apro quello che avevo chiuso, cioè l'avevo già aperto, poi l'ho richiuso, ora lo riapro per farvelo vedere. Ed è fatto, vedete, così, trasparente. Aspettate, se me lo metto a fuoco magari. Ecco, si apre così e qui c'è appunto il deco tape, che è, vabbè, tipo scotch. E semplicemente basta che sul foglio fate in questo modo e stampa i baffi, in questo caso, sul foglio. Lo sposto qui. Poi ho preso del semplice biadesivo, che lo uso molto in quest'ultimo periodo, quindi ho preferito comprarlo visto che costava poco. E poi ho preso questi qui, che sono degli stickers fatti a nuvoletta dei messaggi. E ci sono appunto due schedine e basta. Ora passiamo un attimo a una cosa che mi ha preso mia nonna, che sono molto contenta, ed è questa Yankee Candle, che è la giara piccola, perché le giare ci sono piccole, medie e grandi. Io ne ho due medie e ora una piccola. Quella piccola non ce l'avevo ancora, è molto carina, il profumo è buonissimo, è il Pink Dragon Fruit ed è rosa. Sembra quasi una caramella, non ve lo so descrivere l'odore, però è molto buono. Quindi, se volete comprare una Yankee Candle, questa ve la consiglio. E ora passiamo a quello che mi hanno preso i miei genitori per ora. Perché non so se prenderanno altro, comunque vabbè. Allora, queste qui che sono. Io sono già contenta così perché non avevo proprio un'idea precisa di cosa volevo. Volevo qualcosa magari per l'agenda, però insomma, ho ricevuto quello che mi sarebbe comunque piaciuto. Allora, queste qui che sono delle binder clips, non so come si chiamano in italiano, non mi viene il nome, quindi le chiamo come le chiamano le americane, e sono bellissime perché hanno i colori pastello, poi sono molto piccole, sono perfette per l'agenda. Sono rosa pastello, giallo pastello, azzurro pastello e verde pastello, sono stupende. Magari aspettate, sposto, ecco. Mettiamole così. Poi questi qui che sono dei semplici post-it. A dire la verità, questi qui ce l'avevo già, però i post-it non sono mai abbastanza, come i washi tape. E sono fucsia, giallo, color pesca, arancione e verde. Ora mi cascano questi. Poi questi qui che sono degli scotch, questi qui sono semplici scotch, però hanno la trasparenza colorata, perché comunque sono molto trasparenti come scotch questi. E ci sono giallo, rosa e questo non capisco bene se è blu o viola, però mi sembra più blu. Quando poi li apro vedo. Questi anche questi ce l'avevo già, però mi tornano molto bene perché ci chiudo i pacchetti e anche i regali. Poi questo che è una cosa stupenda, è una punta lapis a coniglietto così, è bellissimo, io l'adoro. Soprattutto mi serviva una punta lapis così, perché avevo tutti quelli da appuntare sopra al cestino, ma non mi tornavano. Ed è bellissimo perché appunto, vabbè, qui c'è il cassettino per metterci quando ci vanno i trucioli, ecco. Poi questo orecchio si tira, qui ci va la matita, poi si gira qui e la matita si appunta. Ed è troppo pucciosa, è bellissimo. E infine poi un'altra cosa, poi si passa a quelle di Tiger, sono queste forbici della Scotch. Perché io taglio molto, non mi piace però taglio molto e la maggior parte delle volte taglio tanti fogli insieme. Le forbici che ho per ora non tagliano molto bene, diciamo, quindi queste qui, diciamo, sono proprio perfette. Quindi poi vi farò sapere come mi ci trovo. Ok, ora passiamo alle cose di Tiger, quindi allora, la prima cosa che vi mostro ed è una delle mie preferite
è questo set qui, che è uno stampino, un timbro, ecco. Ed è, ci sono tutte queste fantasie, sono 12 fantasie. Sono molto contenta soprattutto di queste qui, tutti i cerchi, tutti fuori. Perché ci voglio fare una serie, tipo una checklist, da mettere nei giorni dell'agenda. Magari quando sono più impegnata basta che ci stampo i tondini. Ci sono tanti colori anche di inchiostro. Verde, blu, arancione, viola e rosso. E appunto qui ci sono tante fantasie. Poi proverò e farò sapere come mi ci trovo. Spero di trovarmici bene perché mi sembra molto molto bello. Solo che non so cosa vuol dire questa parola qui. Quindi se qualcuno sa cosa vuol dire mi fa un favore. Lo faccio vedere un secondo. Perché non so che lingua, se è tedesco o cose del genere. Comunque io non l'ho fatta a scuola, quindi non ho la minima idea di cosa voglia dire. Poi ho preso un altro, come quello che vi ho fatto vedere prima con i baffi, però questa volta ha questi piccoli insettini qui che sono molto carini. C'erano anche quelle formiche, però le formiche non mi piacevano. E sono tutti colorati, è molto carino. Poi ho preso degli stickers. Allora, ho preso sempre questi qui che mi ci sono trovata molto... Ecco, sono cascati. Alcuni. Ho preso sempre questi cuoricini qui che li ho quasi finiti, mi ci sono trovata molto bene, tornano benissimo questi qui. Quindi li ho presi. Poi ho preso sempre degli altri cuori, però sono tutti colorati questi e sono una dimensione diversa e una forma diversa. Poi ho preso questi qui che sono tipo dei coniglietti. E poi ho preso questi qui che sono stupendi, sono 3D, sono degli uccellini molto carini e soprattutto primaverili. E poi l'ultimo pacchetto di stickers sono sempre di cuoricini, però sono appunto anche questi tridimensionali. Ho preso tanti cuori perché mi diverte di farla con i cuori. Tutti i colori, anche a pallini, a strisce. E questi sono gli stickers, però li sposto perché sennò ingombrano tutto. Poi ho preso degli altri timbri, però sono quelli fatti a lettere. Che era tanto che li volevo, però non li avevo mai presi, visto che ho avuto l'occasione. Diciamo, li ho presi e sono appunto normalissime lettere con l'inchiostro nero. L'ultimo set di timbri che ho preso è questo qui, che anche questi li volevo da un po', però non li ho mai presi, e sono dei stampini fatti in questo modo, e c'è sent, received, archived, approved, urgent and paid, original copy, draft. Allora, inviare, ricevuto, archiviato, approvato, urgente, da pagato, originale, copia e brutta, credo che sia questo. E sono però fatti, vedete, carinissimi a caselle. Magari quando ricevo un pacco l'ho inviato, tipo da mandare, poi ci faccio un tondino, lo coso. Qui quando magari un ordine approvato, qualcosa di urgente, da pagare o qualcosa comunque. Quindi questi mi piacciono tanto. Poi sono appunto verde, rosa e azzurro. Non l'ho detto azzurro, vabbè. Poi questi qui che sono dei pennarellini, sembrano quelli della Stabilo, sono appunto questi qui, sono 10 e sono di tanti diversi colori. Allora, faccio vedere, c'è giallo, rosa, arancione, marrone, blu, azzurro, viola, verde, nero e rosso. E questi qui mi piacciono tanto per l'agenda. Mi piacciono anche quelli evidenziatori della Stabilo. Ce n'ho uno verde e mi ci trovo benissimo. Poi ho preso questo set qui di washi tape, deco tape, che sono fatti in questo modo qui. Sono simili a quello come verde con i brillantini, se avete visto il video che avevo fatto degli acquisti, non lo so. Comunque sono rosa, viola e rosso, sono carinissimi, col cuore e i fiocchetti. Poi degli altri, l'ultima cosa che ho preso da Tiger, mi sembra, sì, sono questi... deco tape, diciamo, questi sì, sono deco tape perché sono plastificati. Allora, questo blu che in realtà ce l'avevo già, però per fare tipo, perché erano 2 un euro e quindi il commesso aveva detto che era meglio prenderne 2, diciamo, anche per convenienza. E allora l'ho ripreso un altro azzurro, almeno su uno ci faccio, diciamo, gli esperimenti. Poi ho preso rosso, nero, insomma ho preso tutti i colori alla fine, verde, viola e poi questo che è a righe arancioni e viola.
The Tiger ci abbiamo finito. E però l'ultima cosa, che poi l'abbiamo vista in centro commerciale. Confusione. Sì, è caduta la busta. Sono questi, aspettate, però vi devo far vedere. Devo alzare l'inquadratura. E sono di porta strumenti da scrivania. Sono due. Allora, si vede malissimo. Se mi riuscisse magari con una mano, è un po' difficile separarli. Ecco. Suona il telefono, ovviamente. Comunque, vabbè, fatto così. Aspettate. Ora tra poco rispondo. Fatto così, questa è viola. Ci sono vari punti. E mi era venuto in mente di metterci, vedete così, i washi tape, i deco tape, non mi veniva il nome, in modo di averli, di vederli subito e poterli usare subito. Allora, questi erano alcuni dei miei regali di compleanno, spero che il video vi sia piaciuto, mettete like, commentate, iscrivetevi, scusate per la fine, il fail del telefono. Comunque, spero che vi sia piaciuto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!